Buongiorno, sto andando a Taipei. Benvenuti a Taipei, Taiwan. Il volo è durato 3 ore. Sono su un pullman, tipo quelli delle gite scolastiche. L'ho pagato 4 euro e mi porta dritto dritto fino a casa. In ogni caso, mi sono anche comprato una SIM. Costava solamente 14 euro, con internet illimitato per una settimana. Ora benvenuti a Taipei, per davvero. Sono nei vicoli perché il mio Airbnb è un po' infrattato, ma è a 2 passi dal Taipei 101, che è il grattacielo principale di Taipei, che svetta. Qua comunque le persone sono al 98% di ceppo cinese, ceppo Han. La lingua ufficiale è il cinese, è molto Cina. Ho passato una giornata a fare la fila praticamente, però finalmente sono arrivato. Che bello, sono felice. Ho preso le chiavi da questa cassetta misteriosa e il mio appartamento è esattamente qua. Ok, vediamo un po'. Questa è la mia casetta Taipei, presa su Airbnb. Vi ricordo che col mio link avete 25 euro di sconto sulla vostra prima prenotazione su Airbnb. Una cosa che non avevo considerato è che qua non fa affatto caldo. Non è come nelle Filippine, non è clima equatoriale che fa sempre caldo tutto l'anno. È ottobre, ragazzi. Per ora si sta bene. Se ve ne leva ne passa la paura. Mi sento a casa, ragazzi. Thank you. Thank you. Goodbye. Bye-bye. Buongiorno, quindi che faccio qua a Taipei? Ero una fra le città candidate per fare il nomade digitale. O meglio, farò finta? Il mio scopo qua non è quello di visitare il più possibile, il più in fretta possibile, ma continuare a fare il mio lavoro, montare i miei video che mi mancano, fare le mie cose, da un posto diverso, vedere come si vive, quanto costa, quali sono le possibilità che mi offre questa città. Quindi infatti la prima tappa in questo momento è andare a trovare una palestra. Se dovessi stare qua 1 anno, 2 anni, 6 mesi, non posso non allenarmi. Quindi ho cercato su Google Map palestre e andrò a vedere quanto costano. E nel mio caso, specifico di adesso che sto passando solamente 5 giorni qua a Taipei, chiederò di scroccare una visita gratis, almeno andare una volta in palestra in 5 giorni. In realtà sto morendo di fame, quindi prima mangio. Mi sono fermato nel primo posto che ho trovato e fa noodles. È una via di mezzo fra uno street food e un ristorante. Mi mancavano i noodles per colazione. E questo qua vicino al mio Airbnb si chiama Memoriale. Magari prima di andare a vedere le palestre ci faccio un salto. E quello là, sempre a 2 passi dal mio Airbnb, è il Taipei 101. Come sapete, io amo i grattacieli, sono stato a Shanghai nel secondo più alto del mondo e lui è il quarto e ci andrò. E ho detto grattacielo più alto, non edificio più alto, perché esiste la lista degli edifici più alti, che comprende anche le torri, come la Tokyo Tower o la CN Tower, e poi la lista degli grattacieli più alti. È una cosa un po' diversa, perché un grattacielo deve avere più del 50% del terreno calpestato, del peso che sia. Non mi ricordo più qual è la differenza. Fatto sta che le torri non valgono. Stanno tutti guardando il monumento di questo signore seduto qua. Dovrebbe essere il dottor Sun Yat Sen. Questo signore viene considerato il padre fondatore del Taiwan. È stato nel 1912 il primo presidente della Repubblica di Cina. In quegli anni la Cina continentale era contesa fra la Repubblica Popolare Cinese e fra la Repubblica di Cina. Negli anni la Repubblica Popolare Cinese vinse il controllo sulla Cina continentale, lasciando solamente l'isola di Taiwan alla Repubblica di Cina. Eccola qua, World Gym. Ok,
Taipei mi hanno respinto, cioè mi hanno fatto parlare con un addetto e mi ha chiesto cosa fai qua, eccetera eccetera. Mi ha detto: ragazzo, se stai qua solamente per visitare, noi non te la facciamo fare la visita di prova, perché l'abbonamento minimo è l'abbonamento annuale. C'è anche l'abbonamento giornaliero, ma costa 20 euro al giorno, che è tantissimo. Quella è una palestra super figa. E lui mi ha detto: se devi fare solamente qualche trazione, ti servono solo un paio di pesi, vai al parco. Così lui mi ha fatto vedere Google Map, mi ha indicato un paio di parchi attrezzati. Va bene, grazie signore cinese. Sono in una missione ancora più delicata, cioè andare a vedere qualche spazio di coworking. Come vi ho detto, il problema di andare in giro in Asia a lavorare da soli è che si è da soli. Io posso lavorare da remoto, ma se sto da solo mancano gli stimoli. Ho bisogno di altre persone che lavorano con me, e non c'è cosa migliore per avere stimoli che andare a lavorare in un coworking, quindi un ufficio gigante, quindi diviso in vari piccoli uffici, dove varie startup, varie realtà, vari business affittano i piccoli uffici e stanno tutti quanti insieme a fare networking in questo grande ufficio. Ce ne sono svariati qua a Taipei e ho scoperto che ce n'è uno molto molto buono, molto molto vicino a casa. Per me adesso non ha senso andare in un coworking perché sto qua una settimana, però considerando lo scopo di questo video, ha senso andarci e chiacchierare con loro. L'ideale sarebbe trovare qualcuno con cui parlare. Ah, e ragazzi, un'altra cosa che non vi ho detto: Taipei è il luogo d'origine del bubble tea. Voi sapete, chi mi conosce sa che sono un fan del bubble tea che ho scoperto in Cina. E io pensavo fosse cinese, invece non è cinese. In questi giorni, non adesso, mi strafogherò di bubble tea. È stato inventato qua, è la mia scusa. Però ora ho fame di nuovo, i noodles non mi hanno saziato. Sto passando davanti una ravioleria e mi mancano anche tantissimi ravioli cinesi, quindi penso che mi sparo qualche raviolo. Questo sì che è un bel bowzo, non è come quelle schifezze che mi propinano a Londra. E poi spesso per socializzare e trovare altre persone che lavorano, Starbucks va benissimo, perché è pieno di persone che passano la giornata a lavorare da Starbucks, che c'è la connessione, c'è l'aria condizionata, c'è il cibo, c'è tutto. Il coworking space si dovrebbe chiamare Connect. Google Map mi dice Connect coworking space si trova qua. E qua infatti ce l'insegna Connect. Solo che in realtà è un negozio di vestiti. Ah no, eccolo qua. È in questo palazzo al quinto piano, che è esattamente vicino a un posto che si chiama Connect. Non è saggia come cosa? Comunque non ho l'outfit migliore. Pantaloncini corti stracciati, maglietta col capezzolo in vista, che disgusto. Yes. Okay. Sorry, my English. No, no, don't worry. This place is co-working space. You can sit here for fear. The water and the coffee and tea off for fear. Three company. And how many offices do you have here? Office. Yeah, offices, spaces. Oh, space 1, 4, 5, 6. Six place. Okay. And this room is no one use here now, but it just goes. A little mess, sorry. Meeting room. If okay. You use here for 10 hours for free. Okay. The company is Japanese companies. What do they do? Cosmetic. Yes. And how many companies do you have here? Now it's 4 companies from Hong Kong and Japan and France. You mean right now or in total during this year? Oh, now. No, and in total, how many companies? Total. All different companies? Yes, from Japan or China or Hong Kong. One day is this price, so... Okay, one day is this? 600. Ok, sono un po' confusa, però lei è stata gentilissima. Sono entrato nell'ufficio, mi ha aperto la porta, gli ho detto posso fare un giro? E lei mi ha fatto certo. Ha iniziato a spiegare, gli ho fatto posso registrare? E lei mi ha fatto certo, scusa per il mio inglese. Però era un piccolo co-working space, nulla rispetto a quel WeWork che ho visto a Londra. I prezzi non sono bassi comunque, mi ha lasciato il menu in inglese. Ora do un'occhiata. Sono seduto qua al 7-Eleven, mi sono preso il classico tortino di uovo e dell'acqua. E qua nei 7-Eleven fanno il bubble tea e quindi ne ho ordinato uno. Andare al 7-Eleven non è una scelta particolarmente economica qua. Non è migliore, ma è buono. Torno momentaneamente a casa. Devo ancora montare e non ho il computer appresso, quindi torno a casa. Ho montato per tutto il tempo, sono le 5, il sole se ne sta andando, mannaggia. Devo uscire in fretta e furia e andarmene a mangiare. Comunque mi sono guardato un po' la carta che mi ha dato la tipa al coworking. Un ufficio per 4 persone costa circa 1000 euro al mese. Per 5 persone costa circa 1000 euro al mese. Ok. Ho rotto il tavolo, posticipiamo questo problema. Adesso vado a cenare, penso che andrò nella zona del Taipei 101. Una ragazza mi ha scritto su Instagram, mi ha detto: Marcello, vai al centro commerciale del Taipei 101, ci sono i ravioli più buoni che io abbia mai mangiato. E quindi ci vado, è qua vicino, è a 10 minuti a piedi. Sono nel cuore della città. Yeah.
è dentro il centro commerciale, ma c'è una fila mostruosa. Quello là è lo schermo dove ci stanno i numeretti che escono. Ho ordinato un sacco di roba, 10 ravioli col brodo, 4 ravioli in brodo, un sacco di roba. Pazzesco. La salsina è metà salsa di soia e metà aceto cinese. Poi ho preso la zuppa con i ravioli alle verdure e funghi. E poi sono arrivati altri ravioli che stanno qua sotto, che sono invece i classici jiaozi, maiale e verdure. È arrivato il conto, ho speso 13 euro per 19 ravioli, meno di 13 euro in realtà, 12 e mezzo. Sono soddisfattissimo, mi mancava il sapore dei veri ravioli cinesi, stavo iniziando a dimenticarlo. Unico lato negativo, ho appena finito tutti quanti i miei contanti, porca miseria. E questo vuol dire che ho già speso 40 euro in neanche 2 giorni, com'è possibile? Mangiare qua, sotto casa mia, in uno qualsiasi di questi baracchini, mi sarebbe costato esattamente il 10% di quello che ho speso io a cena oggi. Ci torno domani mattina. Mi sono appena reso conto di una cosa, che mi è balenata nel cervello proprio adesso, e quindi ho controllato. Al Din Tai Fung sono già stato esattamente un anno fa a Shanghai. Non me lo ricordavo.